E ciao ragazzi da Marsala, benvenuti al nuovo Marsala Commenta. Mamma mia, li sto facendo tutti i giorni, certo, perché stanno uscendo un sacco di carte al nastro. E tra l'altro ieri sera è uscita un'altra carta dopo il Marsala Commenta del giorno, che andiamo a commentare stasera, che è Kalimos Primal Lord, la leggendaria dello sciamano, che quindi, dopo aver rivelato, ricordiamo, la quest che starà qui sotto, eccola qua, a Unite the Morlocks, e aver rivelato anche lo Stone Sentinel Megafin, che è il prodotto sostanzialmente del suo svolgimento, hanno rivelato anche la leggendaria Kalimos Primal Lord, una leggendaria dal costo 8, 7-7 elementale, dall'abilità che, se la interpreto correttamente, mi sembra piuttosto sgravata, ovvero Battlecry: quando entra in gioco, se hai giocato un elementale il turno precedente, casta una Elemental Invocation, e qui ci mostrano le Elemental Invocation, che sono Invocation of Fire, fai 6 danni all'avversario, ok? Quindi all'eroe nemico. Oppure ti curi di 12 punti vita tu, quindi il tuo eroe, oppure riempi il tuo board di elementali 1-1, quindi fino a 7 se non avete niente, anzi 6, perché un po' 7 non possono essere perché c'è anche Kalimos, quindi nel caso in cui la giochiate al turno in cui, perché suppongo che sia una carta che ti arriva in mano ora, mi sembra. E poi la potentissima Invocation of Air, ovvero fai 3 danni a tutti i minion nemici. Allora, qui devo capire, non sembra esserci nessun riferimento alla parola random, il che mi farebbe pensare che te la scegli, ma potrebbe essere anche che te ne arriva, no, se te ne arriva uno in mano a caso è casuale, quindi secondo me te la scegli. Se te la scegli, sta carta mi sembra anche abbastanza forte. Ora, siccome però dice cast in Elemental Invocation, io credo che la devi castare subito, ok? Ora occorrerà vedere se la puoi piccare e castarla in quel momento, come penso che sia. Allora mi sembra una carta molto molto forte. Poi invece, rivelazione di oggi: un servitore neutrale, 4 mana, 3-5, Tolvir Stone Shaper, dal Battlecry molto particolare, ovvero se hai giocato un elementale al turno precedente, quindi la stessa sinergia di Kalimos e la stessa sinergia di Ozruk, guadagna Taunt e Divine Shield. Quindi insomma, ragazzi, 4 mana, 3-5, Taunt e Divine Shield, tanta roba. Certo, il Cavaliere Nero sta lì che sta proprio a filare a spada in maniera proprio così. Ma oggi, grande onore al Duca, che vado a salutare, insomma, come sempre, sperando di fare altre cose insieme. Il Duca oggi ha rivelato l'Hydrologist, 2 mana, 2-2, per il Paladino, una comune, anzi, è l'Idrologa, l'abbiamo visto in italiano sul suo video. Col grido di battaglia, discovera un segreto. Chiaramente immaginiamo del Paladino, scelta tra 3. Suppongo i segreti standard, ovviamente ci darà, e credo che sia stata fatta in funzione del fatto che, se viene messa in un mazzo wild, ci darà tutto un range molto più alto di segreti. Quindi ci discoverà un segreto. Se abbiamo 3 mana, addirittura il segreto lo possiamo giocare, perché ricordiamo che i segreti del Paladino costano 1, se non dico una stronzata. Poi, attenzione, qui invece c'è stata la rivelazione di 2 carte per il ladro. Allora, partiamo da Mimic Pod, una spell a 3 mana che dice: pesca una carta, poi aggiungi una copia alla tua mano, che sembra un po' una versione... che c'è il tè, se non mi sbaglio, il tè dell'ultima espansione, mi sembra sia di Karazhan. Pesca una carta e aggiungi una copia, solo che quella pescava una carta e ne aggiungevi più copie, e se non mi sbaglio, 3 copie se non mi sbaglio, e costava di più. Quindi questa bisognerà vederla, però sembra particolarmente funzionale con la nuova quest The Caverns Below, che al momento a me non mi convince, ve lo dico subito, a me mi inserisce, ma sti cazzi. The Caverns Below dice che la quest dice: giocate 4 minion con lo stesso nome e avrete in mano la Crystal Core, che come vedete è una spell che, se lanciata, dice che per il resto della partita i tuoi minion sono 5-5, quindi suppongo quelli lanciati, quelli che sono in gioco e quelli che stanno nel mazzo. Ora, per giocare chiaramente quattro minion con lo stesso nome, a parte il Mimic Pod e il tè al cardo, forse, adesso non dico al cardo, al freddo, a seconda di come volete interpretare, il Mimic Pod potrebbe essere appunto funzionale.
E anche lo Shadow Step, se non mi sbaglio, no? Lo riprendete in mano, ma non solo, anche il Panda 3-2 due mani che ve lo fa riprendere, vi fa riprendere in mano, o l'altra versione più potente che fa riprendere in mano una creatura. Insomma, ci sono delle carte che possono far giocare. Non mi fa impazzire al momento, ma io non sono notoriamente un fan del rogue, quindi del ladro, insomma, è molto probabile che i ladri adesso, tra l'altro saluto anche Akaba, che moderatore del mio canale, che probabilmente sta dicendo: che cazzo dici, Marzella? Guarda che figa. Adesso non lo so, insomma, sta carta potrebbe esserlo. Ricordiamo che quindi anche il ladro ha i suoi due slot per le leggendarie a questo punto occupati, perché una era quella e una è una di quelle, e l'altra è quella rivelata il primo giorno, ovvero il Sharazin, il Corpse Flower, se ve la ricordate. Ah, Mimikold era già. No, ce l'hanno messa mo. Ovviamente, scusate. Non l'ho fatto subito, ma io ringrazio sempre i ragazzi di Pwned per darmi la possibilità di utilizzare il loro sito per fare queste mie piccole commentate così, va va va, en passant. Tra l'altro è probabile che farò anche qualche commentata con qualche nuovo streamer, non so se Blor o il Duca, adesso vediamo, insomma, ci stiamo organizzando. Io faccio sempre queste mie piccole ta-ta-ta, en passant, insomma, una cosa un po' tranquillozza, no? Dicevamo, quindi sappiamo, Sharazin, Corpse Flower, che vediamo che si addormenta quando muore. Giochi quattro carte in un turno e lui ritorna in piedi. Diventa intanto un bersemetto che sta lì in mezzo. Ok, le carte sono state rivelate. Se dovessi fare una classifica delle rivelate oggi, da me, chiaramente, metterei Kalimos sicuramente in prima posizione, perché mi sembra veramente, veramente sgravo. Se comunque la spella puoi scegliere, è sgravo proprio. E ovviamente sono pronto a smentire il canale da parte vostra, come avete fatto l'altro giorno. Grazie, vi ringrazio sempre di questo. Il meta, da quello che sembra, un po' sta rallentando, ma non si sa. Non si sa. Restate sintonizzati, ragazzi. Restate sintonizzati perché ci saranno altre rivelazioni. Mettete un like come al solito se vi è piaciuta questa mia interpretazione. Ho sempre un po' di fretta. Mi sembra Paolo Bonolis quando parlo. Insomma, magari se la marzata rallenta. Cazzo, rallenta. Chi te corre dietro? Allora, perché sono tutte come. La potrei mettere una sigla tipo Flash New Angor, Flash New Hearthstone, Marzala presenta e poi ci mette un tizio e palla così. Allora, se ne dite, adesso oggi c'è il Mimipod, costa 3 e a un certo punto te lo giocate, si pesca una carta, poi si aggiunge una copia alla sua mano e poi magari al secondo che invece ti dice, ciao, oh, bello, gioca la caverna quella che sta sotto, Bilou, Bilou, hai capito? Quella sotto. E giochi quattro stronzi con lo stesso nome e ti dà un cristallo. Non disse cose che non si possono dire, che stai su, sai su internet. Dopo famo come quell'altro. Ciao, raga, buongiorno, capito? Oggi vi voglio di sta cosa, ca, queste del rug, mi pare proprio una strunz. No, ovviamente stiamo scherzando. Oppure invece potremmo fare come? Come? Vabbè, taglio questa cazzata, raga, mi sono messo a fare due accendi così e fa due stronzate. Alla fine, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, da Marsala, ciao!